Io prima di anticiparlo voglio avere la comunicazione ufficiale, però i numeri ci dicono che siamo in una situazione di stabilità e credo in zona gialla, ecco. In attesa della comunicazione ufficiale che arriverà domani dalla cabina di regia, il governatore Francesco Acquaroli ha oggi anticipato la probabile permanenza della regione nella fascia meno restrittiva. I dati infatti confermano un buon andamento della curva epidemiologica, ma il virus circola ancora, ha ricordato il presidente, che ha fatto riferimento ai pazienti in terapia intensiva. Voglio anche dire, però questo ci tengo a dirlo, che la discesa che abbiamo visto le settimane scorse non c'è più. Nonostante una vaccinazione che continua, il numero delle terapie intensive resta stabile. Quindi io invito tutti alla massima attenzione, con la fiducia su un'altra settimana di zona gialla, ma con anche l'attenzione rivolta a una pandemia che ancora gira e è presente. Questa mattina Acquaroli ha risposto alle domande dei giornalisti a margine degli stati generali dell'ente Parco del Conero, ai quali ha partecipato anche Valeria Mancinelli. Il sindaco di Ancona è intervenuto sul coprifuoco, che al momento resta alle ore 22. La svolta, ha detto, dipende dal piano vaccini. È veramente un dibattito surreale, se posso, perché io capisco perfettamente che poter andare a cena al ristorante e dover rientrare alle 10 di sera non è il massimo, anche se insomma vedo che la gente si sta giustamente adeguando, va a cena un po' prima e torna a casa un po' prima, però non mi sembra francamente un tema così. Tra l'altro, se il tema vero è le vaccinazioni, mandare avanti le vaccinazioni, perché sennò facciamo la fine della Sardegna, è chiaro a tutti. Allora, se si vuole davvero, e tutti lo vogliamo, perché non è che c'è qualcuno che è così cretino da pensare che sia cosa buona e giusta tenere la gente chiusa dentro casa, è evidente che bisogna andare avanti rapidamente le vaccinazioni. Se vanno avanti così, mi è parso di capire che si andrà anche a un allentamento degli orari, eccetera, eccetera. Mi pare una cosa. Ma insomma, non mi pare che il destino dell'Italia sia impiccato alle 22 o alle 23, ecco, per essere proprio chiaro. Per l'estate poi il sindaco spera in una stagione migliore dello scorso anno, anche se non è andata malissimo, ha dichiarato Mancinelli, ma gli effetti li abbiamo pagati dopo. Se si riesce ad andare avanti con questi ritmi sul piano delle vaccinazioni, non c'è dubbio che questo ci consentirà di avere un'estate e dunque una stagione turistica che per noi non è solo svago, è economia, è PIL, è lavoro e poi questa zona soprattutto ci consentirà, credo, di avere una stagione turistica decente.